158 bar debbono parlare alla coscienza di tutti noi, di chi ci amministra, della politica, di chi deve decidere. Queste bar rappresentano 158 famiglie che hanno sofferto e che non vedono più i loro cari nelle loro case. Gente che è uscita la mattina per andare a lavorare, donne e uomini, e non hanno fatto ritorno. Per questo stiamo chiedendo al governo di affrontare questa che per noi è un'emergenza nazionale attraverso dei provvedimenti molto concreti. Più sicurezza sui posti di lavoro, le leggi ci sono, vanno rispettate. Bisogna aumentare gli ispettori, sono troppo pochi e non ce la fanno a fare le ispezioni. Bisogna rendere pubbliche le aziende che non rispettano la normativa e non dare la possibilità a queste aziende di accedere a finanziamenti pubblici. Abbiamo chiesto di istituire una procura speciale perché molti di queste morti sono causate a causa delle inefficienze, delle superficialità di molti datori di lavoro che non rispettano le normative, che non fanno i controlli e le verifiche sui macchinari. Basti pensare a quello che è successo a quella povera ragazza in Toscana. E allora per questo abbiamo chiesto di istituire una procura speciale, perché consideriamo molti di queste morti dei veri e propri omicidi ed è per questo che qualcuno deve rispondere. Il governo al momento ci sembra un po' disattento, non hanno intrapreso provvedimenti adeguati ed è per questo che noi continuiamo ad andare in giro per l'Italia. Oggi siamo in Abruzzo, stiamo facendo un giro di tutta l'Italia perché questa strage deve finire al più presto. Chiediamo ai lavoratori e alle lavoratrici di fare attenzione, di fare formazione, di essere informati e di rispettare a loro volta le normative. Purtroppo negli ultimi tempi molte aziende, per recuperare il tempo perso durante la pandemia, per recuperare quel profitto che secondo loro hanno perso, hanno messo a rischio i lavoratori e le lavoratrici, aumentando gli orari di lavoro e privilegiando il profitto piuttosto che la salvaguardia della vita. E per noi questo non va bene.